Su questo canale abbiamo più volte teorizzato una correlazione tra quella che sarà la trama di Galar e quella che è invece la storia della cultura occidentale, più in particolare di quella britannica. Ecco, negli ultimi trailer sono state mostrate alcune chicchette che penso confermino questo legame di cui abbiamo parlato poc'anzi e quindi quest'oggi andremo a vedere di che cosa si tratta. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete acquistare un abbonamento a Nintendo Switch a prezzo ridotto potete farlo tramite il link a Together Price che trovate in descrizione, che vi permetterà di diminuire considerevolmente la vostra spesa. Inoltre, solo tramite questo link potrete avere in omaggio un buono di 2,50€ da applicare al vostro primo abbonamento. Detto ciò, vi do il benvenuto a questo nuovo video. Prima di approcciarci alle news riguardanti Pokémon Spada e Pokémon Scudo, credo sia doverosa una iniziale premessa che parte addirittura dalla prima generazione. Già perché nei primissimi giochi Pokémon, ossia Pokémon Rosso e Pokémon Blu, la connessione tra la trama Pokémon e il nostro mondo non era solo presente, ma era anche fortemente voluta. Basti pensare, molto banalmente, che Kanto è l'unica regione Pokémon a riportare fedelmente il nome di una regione effettivamente esistente nel nostro mondo, per l'appunto la regione del Kanto in Giappone. Ma come al solito c'è dell'altro. Sempre in Pokémon Rosso e Blu, tra le tante cose, due particolari stringhe di testo fugano ogni dubbio. La regione di Kanto, almeno in origine, venne pensata come appartenente al nostro mondo. La prima di queste è rintracciabile all'interno del Museo della Scienza di Plumbeopoli, dove un anziano cita con precisione chirurgica la data dello sbarco sulla Luna avvenuto nel nostro mondo, ossia il 20 luglio 1969, sostenendo per giunta che ai tempi comprò una TV a colori solo ed esclusivamente per godersi questo evento. Ciò ci suggerisce non solo che la Kanto di prima generazione e il nostro mondo condividono un avvenimento così fondamentale per la civiltà, ma anche che la tecnologia dell'epoca a Kanto era identica a quella che possedevamo noi nel 1969, dato che la TV a colori nel nostro mondo iniziò a diffondersi verso la fine degli anni 60. Il secondo elemento invece che rimanda il videogioco Pokémon alla nostra realtà è conservato all'interno dei diari di Mr. Fuji nella villa Pokémon dell'isola Cannella. Tra le tante cose raccontate, lo scienziato infatti dichiara il luogo in cui venne scoperto il Pokémon misterioso Mew, una foresta situata nello stato della Guyana in Sud America. Un dettaglio geografico che dichiara incontrovertibilmente l'originario intento di far appartenere il mondo Pokémon al nostro mondo. Del resto, a ben pensarci, l'anime Pokémon, che è nato a seguito della prima generazione, non si è mai fatto troppi problemi a inserire all'interno della propria narrazione degli elementi del mondo reale, addirittura facendo pensare che il mondo Pokémon fosse la normalità e che invece il mondo reale fosse la normalità. Emblematico in questo caso è il rimprovero che Ash rivolge a Misty all'interno dell'episodio intitolato Il primo Pokémon catturato, dove l'allenatrice, spaventata alla vista di un Caterpie, si sente dire dal giovane allenatore di Pallet Town che questo non è un insetto reale, ma un semplice Pokémon. E del resto è forse proprio in virtù di questi elementi citati che si è supposto e creduto per tanto tempo che il mondo Pokémon fosse una sorta di scenario post-apocalittico dove la popolazione umana è considerevolmente ridotta e dove alcuni animali hanno subito delle mutazioni genetiche diventando Pokémon. Già nonostante nel tempo questo aspetto narrativo di Pokémon è stato inevitabilmente accantonato, anche probabilmente a causa dell'inaspettato successo che la serie ebbe ai tempi. Pur rimanendo infatti, i riferimenti si sono resi sempre più fugaci, accidentali e soprattutto secondari, facendo intendere una sorta di cambio di rotta rispetto alle politiche iniziali. Ancora una volta è simbolico il trattamento che in terza generazione riceve Mew, il Pokémon che, come abbiamo già detto, è stato scoperto all'interno delle foreste della Guyana. Grazie infatti ad un evento presente in Pokémon Smeraldo e distribuito solo in Giappone, il giocatore verrà condotto dal capitano Remo nei pressi del luogo in cui Mew venne scoperto e nel quale, dopo gli esperimenti orribili che subì in prima generazione, venne riportato da un pentito Mr. Fuji. Ma, come immaginerete, della celebre foresta non vi è alcuna traccia. Al suo posto, il luogo di origine di Mew diventa l'Isola Suprema, che ovviamente all'interno del nostro mondo non ha alcun analogo. Tutta questa premessa è perché ricordiate che ciò che abbiamo visto nell'ultimo trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ha la sua ragion d'essere alle radici del brand Pokémon e dunque fondamentalmente non stiamo assistendo a nulla di nuovo. Ma immagino a questo punto vi starete chiedendo di cosa io stia parlando effettivamente. Ebbene, credo che sia arrivato il momento di individuare negli ultimi trailer ciò a cui volevo arrivare. Sto parlando di elementi che, seppur presenti all'interno del mondo Pokémon, rimandano alla nostra cultura e alla nostra storia molto più di come precedentemente eravamo abituati. E forse vi sorprenderà
comprenderà, ma la questione del curry non è per nulla centrale all'interno di questo video. E questo perché di features che richiamano alla tradizione culinaria del paese di ispirazione ne abbiamo avute fino allo sfinimento dalla sesta generazione in poi, dove era possibile visitare dei caffè in tipico stile francese e dove all'interno dei ristoranti era comunque possibile ordinare del pesce fresco. Certo, i cibi proposti in settima generazione sono molti di più e di certo molto più umani, fra tante virgolette, ma confermare una teoria partendo da questo presupposto è fare il passo più lungo della gamba. Allo stesso modo non prenderò in considerazione il pesce sputato da Cramorant grazie alla sua abilità, che qualora non fosse un Pokémon a sé stante, cosa che comunque metto in forte dubbio, rimane un essere pur sempre caricaturale e comunque lontano da quella che è l'idea comune di pesce. Gli elementi che voglio prendere in considerazione, perché a mio avviso davvero fondamentali, sono sostanzialmente due. Il primo è il pupazzo di neve visibile all'interno del trailer giapponese. Da sempre siamo stati abituati a vedere determinate creazioni dell'essere umano essere trasposte nel mondo Pokémon sotto forma per l'appunto di Pokémon. E l'esempio più emblematico in questo caso è quello già citato da Pokémon Millennium di Palossand, che è un castello di sabbia ma ridotto a forma di Pokémon. Ciò invece non sembra accadere con il pupazzo di neve, che appartiene alla nostra cultura e che è stato riprodotto nel mondo Pokémon tale e quale a come noi lo abbiamo creato, collegando in questo modo la nostra cultura con quella che vi è a Galar. E benché, come sempre fatto notare da Pokémon Millennium, questi pupazzi potrebbero essere sorti prendendo a modello dei Pokémon già esistenti a Galar, per ora ciò resta una semplice supposizione che però, in quanto perfettamente logica, mi sembra giusto riportare. Peraltro, se così fosse, credo ci si trovi davanti ad una grandissima reinterpretazione del concetto di pupazzo di neve, da raffigurazione che tenta di emulare i connotati degli esseri umani a scultura che prende come modello un Pokémon. Ma come già detto, siamo prettamente nel campo speculativo e dunque per il momento direi di chiudere qui il discorso. Del vero grande elemento che a mio avviso connette la storia di Galar alla storia britannica e permette loro di viaggiare sulle stesse coordinate, ne ho già parlato all'interno di una mia recente live. Nel trailer giapponese appare infatti una foto che nello stile non ha alcun precedente nel mondo Pokémon. Su queste infatti non sono riportati né Pokémon né gli umani che vivono nel mondo Pokémon, ma persone vere in carne e ossa, insomma gente reale. Analizzando la foto pare che questi soggetti, tutti vestiti di nero, tengano con loro un Pikachu. E la foto non è di certo recente, essendo in bianco e nero e anzi essendo quasi tendente verso tonalità marroni. Un po' come le primissime fotografie realizzate tra la prima rivoluzione industriale e la seconda rivoluzione industriale, che come sappiamo sono temi molto caldi per la regione di Galar, che come abbiamo sempre detto sembra voler ricalcare gli stadi del progresso dell'uomo moderno, dalle campagne all'industria fino a giungere alla tecnologizzazione più totale, probabilmente a Galar, avvenuta anche grazie all'energia Dynamax. Quella foto presente all'interno del centro Pokémon testimonia l'attenzione che Game Freak deve aver avuto nello sviluppo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo a questo periodo storico, e ci dice anche che la regione di Galar ha vissuto quel progresso tecnologico che abbiamo vissuto anche noi occidentali e che poi abbiamo imposto al mondo intero. Attenzione, non credo ovviamente che Galar sia l'Inghilterra che tutti noi conosciamo, sarebbe una pazzia pensarlo, e dunque non credo nemmeno che si sia ritornati all'origine di Pokémon quando Kanto voleva effettivamente innestarsi nel nostro mondo. Del resto, gli uomini in foto portano con sé un Pikachu che di certo non poteva nemmeno essere stato concepito nel XIX secolo, ma l'unione di un elemento reale a uno fantastico ci suggerisce che forse il secondo dal primo deve aver ricavato qualcosa e che forse la relazione dovrebbe essere bionivoca. Già, perché se Pokémon Spada e Scudo a questo punto si ispirano non tanto all'Inghilterra ma alla sua storia, allora la trama di questi giochi dovrà dirci come dal passato si possa ottenere un futuro migliore. Dovrà insegnarci a convivere con il progresso e la conservazione, dovrà insegnarci a gestire un mondo sempre più in rotta di collisione con se stesso. Dovrà insegnarci che di fronte a grandi minacce, forse il rispetto della diversità potrebbe essere il cavallo di battaglia dell'umanità intera. Contro chi sarà poi questa battaglia che la nostra storia dovrà affrontare? Beh, questo credo sia abbastanza difficile dirlo. Forse il caos politico, forse i disastri ambientali, forse una tempesta di guerra. Certo è che il nemico a cui invece la storia di Pokémon andrà incontro ha un nome e, seppur stilizzato, anche un volto. Parlo ovviamente di Eternatus. Eppure, se nel mondo Pokémon ci sarà Dio ad aiutarci, se forse ci saranno Zacian e Zamazenta sui quali fare affidamento, ho come il presentimento che nel nostro mondo non ci sarà nessuno a tendere la mano all'umanità. E allora forse ciò che quella foto vuole trarre dal videogioco e riportarlo nella realtà non è come affrontare una minaccia, ma forse come prevenirla. Il contenuto di quel come potrebbe essere quel messaggio di armonia che Pokémon ha sempre cercato di trasmettere, quel messaggio che recita che umani e Pokémon, nonostante le diversità, devono riconoscersi come fratelli, quel principio davanti a cui ogni team malvagio alla fine è caduto e che forse in futuro farà cadere anche i giganti. Quel principio che io, con i miei video, voglio sempre cercare di trasmettervi. Il
principio del rispetto degli altri, del rispetto della libertà e del rispetto delle diversità. Bene signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!